Qua ti faccio un check al volo. Homecoming non è altro che una grandissima festa, una grandissima celebrazione molto sentita negli Stati Uniti. Riguarda tutta quanta la serie di celebrazioni che si fanno nei college americani quando gli studenti ritornano dopo la pausa estiva a settembre sui banchi di scuola. Abbiamo deciso di tramutare il titolo in Homecoming per creare questo gioco di parole, perché potesse far riflettere su ciò che significa oggigiorno, all'interno di una pandemia, tornare sui banchi di scuola, tornare negli ambienti universitari e vivere nuovamente l'esperienza universitaria da un punto di vista sicuramente nuovo. Lo è stato per tutti durante il periodo della didattica a distanza dello scorso semestre e probabilmente lo sarà ancora per un po'. L'obiettivo di questa video intervista è quello di ricercare un dialogo fra la parte più operativa e organizzativa di UniVR e la parte invece più studentesca, per cercare di poter confermare ciò che ha veramente funzionato e magari rimodulare quello che invece poteva essere fatto né meglio né peggio, ma semplicemente in una maniera diversa. Sono stati intervistati diversi studenti provenienti da ambiti universitari diversi, studenti del primo anno, del secondo, così come anche neolaureati o addirittura dottorandi. Ci auguriamo che le loro esperienze possano effettivamente produrre un dialogo e una concrescita all'interno di UniVR. Buona visione. Nel mio nucleo familiare sono stato abbastanza fortunato perché avevo un computer, un telefono e una connessione wifi stabile. Mi rendo conto che comunque durante la pandemia molte persone, molti nuclei familiari si sono ritrovati in condizioni svantaggevoli. Io abito con la mia famiglia, ho una sorella che frequenta anch'essa l'università. Dunque ci siamo dovute procurare dei computer e degli altri dispositivi elettronici per non dover condividere, ecco. Forse l'utilizzo di uno smartphone esclusivamente non basterebbe, ecco, per poter seguire le lezioni universitarie o fruire dei materiali digitali, ecco. Mi sono trovata in una situazione in cui per sostenere un esame un apparecchio non era abbastanza, ne serviva un secondo. Non è così scontato che una persona disponga di due dispositivi elettronici funzionanti. Il problema principale credo sia stato, nel mio caso, per esempio la connessione, cioè non è tanto un problema di tecnologie quanto la connessione ad internet che ogni tanto saltava, quindi magari scomparivo da una lezione per la connessione ad internet, per poi rientrare. Ho avuto problemi di connessione perché ho una casa disposta su due piani in cui nel piano superiore il wifi per esempio non prendeva assolutamente in camera mia, quindi ho dovuto fare tutte quante le lezioni e gli esami in cucina. Siccome le lezioni erano tutte garantite online, c'era la necessità di utilizzare uno strumento che ci permettesse di essere connessi via internet. Dunque io, avendo anche altri due fratelli, ho avuto la necessità di comprare un altro dispositivo, in quanto tutti dovevamo seguire le lezioni allo stesso momento e quindi avere ognuno un dispositivo personale che ci permettesse questo. Allora, nel mio caso le lezioni di dottorato sono state tutte online, sono state tutte in diretta. Okay. Quindi non abbiamo avuto problemi di lezioni registrate, più che altro per esempio non sono state registrate, ecco, quello magari poteva essere un consiglio per la nuova didattica, per la didattica del nuovo anno, perché queste lezioni in diretta sono state in diretta ma non sono state registrate. Però ecco, appunto, la lezione non registrata per quanto mi riguarda è stata ottima, perché era come essere in aula, per quanto mi riguarda mi sembrava di essere in aula. Io ammetto che mi sono trovata molto bene, in quanto ho seguito tutte le lezioni appunto online e in questa modalità ho avuto la possibilità di connettermi sia con il docente, quindi di seguire il docente, e allo stesso tempo tramite queste piattaforme di guardare le slide, quindi di seguire la lezione come se fossi in realtà in presenza. Quindi sotto quel punto di vista lì ero un po' disorientata per la modalità in cui lo stavamo facendo, però sotto il punto di vista di seguire la lezione e tutto ero molto comunque contenta di come lo stessi facendo. UniVR dal punto di vista delle piattaforme digitali ha reagito durante la pandemia in maniera ottima. Solitamente nella didattica in presenza le lezioni non vengono registrate, ed avere una piattaforma come quella di Panopto dove poter rivedere in differita le lezioni, secondo me è stato ottimale e credo che debba essere diciamo utilizzata anche negli anni a venire. Le piattaforme che utilizziamo regolarmente, che utilizzavamo regolarmente anche prima delle
emergenza, trovo che comunque Moodle sia una grande risorsa e l'abbia dimostrato anche e soprattutto nel semestre che abbiamo appena passato. In particolare credo che sia una grande risorsa se utilizzata in modo intelligente. È importante, insomma, strutturare tutte queste attività che vengono caricate sulla piattaforma digitale in modo semplice che permetta una navigazione insomma, abbastanza chiara e strutturata. E il sito di UniVR, devo dire che secondo me funzionava benissimo, nel senso che appena usciva il nuovo decreto di PCM venivano subito date tutte quante le informazioni. Ho avuto qualche problema con Moodle, nel senso che c'erano delle volte in cui Moodle non vi si riusciva ad accedere nei momenti in cui ovviamente negli orari di lezione in cui tutti si collegavano si capiva che ogni tanto c'erano un po' degli ingorghi, si faceva fatica ad accedere, a volte non sono riuscita a qualche lezione non sono riuscita a partecipare a colpa di questo intasamento, diciamo, della rete su Moodle. Allora, è stato un impatto forte nel mio caso, ma positivo, nel senso che mi ha dato l'impressione di stabilire una connessione con chi stava dall'altra parte. Quindi il problema della pandemia non era solo un problema che vivevo io, perché all'inizio la mia impressione era quella, cioè mi sto facendo un problema enorme per questa cosa, magari riguarda solo me, però poi dall'altro lato si vedeva che la situazione era uguale, cioè io ero chiuso in casa così come il docente o la docente dall'altro lato era chiusa in casa e faceva lezione, cioè ci dovevamo adattare al nuovo sistema ed eravamo insieme, ci stavamo cercando assieme una soluzione a quel problema. Avere il docente che mi parlava tramite uno schermo, dunque vederlo dietro la sua scrivania di casa, nel suo ufficio, magari appunto come dicevamo con una felpa piuttosto che con una cravatta o altro, è stato molto strano. Sembrava di parlare, di avere una conversazione magari come con un conoscente, piuttosto che star seguendo una lezione con un docente. Nella relazione studente-docente non penso che sia cambiato molto, erano sempre disponibili via mail e inoltre i ricevimenti erano fatti via Zoom, quindi io credo che sia stato un pregio questo, perché molte persone quando devono fare un ricevimento con un docente magari devono venire a Verona in giornata, prendere mezzi di trasporto eccetera, e quindi perdere una giornata intera, invece fare il ricevimento via Zoom credo che sia stato una buona opzione. E trovo che la didattica a distanza possa favorire un confronto, un dibattito e una maggiore interazione tra studente e professore, qualora però anche lo studente fosse disposto a tenere per esempio la videocamera attivata, così come il microfono, a partecipare alla lezione. E insomma, di certo non siamo abituati, né studenti né docenti sono abituati a questa nuova forma di riunione, di lezione, però diciamo che l'impegno deve essere reciproco perché credo che anche per i docenti non deve essere una situazione semplice. Non ho notato un cambiamento di relazione con il docente, non siamo diventati più intimi o più tutti quanti amichevoli, ecco, non ho notato quella cosa lì, devo dire. Per quanto riguarda le lezioni, lo stare davanti al computer, seduta solamente alla mia scrivania, tutto il giorno, senza pause, senza vedere altre persone al di fuori dei componenti della mia famiglia, è stato abbastanza duro dal mio punto di vista. Ho notato che, per esempio, se a lezione di solito non sono una che si fa problemi magari a intervenire se la professoressa fa una domanda, dice avete capito, eccetera, a lezione poi solamente con un'espressione facciale, annuendo, magari fa capire che è compreso l'argomento, eccetera. Invece su Zoom questo non può avvenire, perché comunque c'è un numero limitato di persone di solito che si può vedere a lato, quindi magari anche se io annuisco la professoressa non mi vede, non riuscivo a parlare, non riuscivo a intervenire come faccio di solito a lezione. È stato complicato per quanto riguarda l'esame o per quanto riguarda appunto il momento della sessione, perché non essendo mai stata abituata a fare un esame online e dunque magari a sostituire quello che era l'esame scritto con un esame scritto appunto su un computer, magari anche per quanto riguarda gli esami scritti come quelli tipo dove bisogna utilizzare magari la tastiera, dove in presenza avremmo utilizzato la calcolatrice e una penna, mi è stato più difficile cercare di capire le nuove modalità piuttosto che farlo in maniera comunque serena.
Per quanto riguarda le lezioni in streaming, non ho sentito necessità di pause, lezioni più brevi, però mi rendo conto che molte persone che vivono in nuclei familiari nei quali non hanno una propria camera, non hanno un proprio spazio, questo possa essere stato un problema. Quindi in alcuni casi io credo che sia stato giusto ridurre il numero, cioè i minuti di ogni ora, però per me, per quanto riguarda la mia situazione, non ho sentito particolare disagio. Allora, io devo dire che in questa situazione qua, quindi con la didattica online, mi sto trovando molto bene, ma perché ora come ora non me la sentirei di magari andare in presenza o di seguire le lezioni, lo farei soltanto per la situazione, perché mi manca la vita universitaria, però per il fatto delle lezioni in presenza oppure quant'altro mi sto trovando molto bene, ma perché secondo me con il tempo sono riusciti a organizzarsi. Da dottorando io consiglierei di continuare con le lezioni in diretta, quindi di non registrare, almeno per il dottorato è stato ottimo, io ho avuto questa buonissima impressione delle lezioni in diretta. Credo che questo semestre la didattica a distanza a Verona, anzi la didattica duale, stia funzionando bene. Io, essendo fuori di Verona e avendo casi critici, casi a rischio in casa, preferisco affidarmi alla didattica a distanza. L'unico accorgimento che darei in linea generale è magari spronare di più le persone a distanza ad intervenire. Gli esami online secondo me si possono mantenere, mi sono piaciuti, non ho notato una differenza tra l'esame in presenza e l'esame online. Le lezioni sicuramente io preferisco quelle in presenza. La didattica è diventata molto più flessibile perché lo studente è in grado di pianificare il proprio tempo in modo molto più libero rispetto invece a quello che ci permetteva la vita, parlo per esempio da pendolare, perché io sono originaria di Bergamo, però sono anche convinta del fatto che la vita e l'esperienza universitaria non possa prescindere anche dalla dimensione sociale, dall'interazione con tutti i membri della comunità universitaria, che possono essere i colleghi, i docenti, o anche semplicemente il fatto di abitare la città di Verona, è di certo un'esperienza che vorrei tornare a... Spero verosimilmente. Quindi diciamo che la forma blended, chiamiamola così, anzi si chiama così, metà online, metà in presenza, ti è congeniale, ti piacerebbe insomma? Sì, la fusione sarebbe nel mio caso perfetta, una modalità perfetta, perché comunque mi faciliterebbe molto i tempi, comunque l'organizzazione dei miei tempi e del mio studio individuale, però al tempo stesso non mi priverebbe anche di quell'esperienza universitaria a cui mi ero abituata, più umana, più sociale diciamo.